Daniele, quanti anni sono che ci siamo online? Il sito ormai sono, ora a maggio compie i 12 anni della sua presenza, sinceramente, quindi sono tanti. È cominciato come un gioco, come è iniziato? È iniziato come senza uno scopo ben preciso, un divertimento per mettere delle pagine su internet, perché in quel periodo non c'erano siti dedicati alla caccia in generale. Poi piano piano ha riscosso successo, sono create altre varie comunità tipo la mailing list, dopo la mailing list il forum, il sito ed è cresciuto sempre di più. Le ritrovo annuali che facciamo stasera è diventato ormai un classico, una tradizione. Tutti gli anni ci ritroviamo e soprattutto per quello spirito di amicizia, perché si sono create delle vere e proprie amicizie che internet ha permesso anche di annullare le distanze. Abbiamo gente che viene dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal Trentino, e solo con il scopo di poter rivedere quell'amico che per un anno ha potuto scrivere e parlare in internet e basta, insomma. Corrado Tancredi, all'Odola, per gli amici della lista, eccolo qua. Corrado, quanti sono gli anni ormai? Guarda, qua sono 10, noi però ne abbiamo fatti 2 in più. Inizialmente io e Daniele siamo stati tra i fondatori di tutta questa operazione e abbiamo iniziato, le prime volte eravamo in 4, a incontrarci ancora, guarda, 12 anni fa. I pionieri proprio del caccia. Pionieri tra l'altro della caccia in internet, perché ai tempi non c'era niente in internet. Daniele ha avuto un'idea, spinto dalla passione di fare questo sito, io ero agli inizi dell'attività lavorativa con il computer, con internet, girando così con la mia passione caccia, cerca caccia, ho trovato il sito, ho chiamato subito la persona e ho detto ma un sito internet che parla di caccia, e effettivamente non c'era niente. Poi dopo sono arrivati tutti, quelli politici, quelle associazioni venatorie, come sempre, però siamo stati i primi. Daniele, tu sei il capo sbrufì del cacciatore.com, ti conosco da 12 anni come il capo sbrufì. Che significa? C'è una storia? Come nasce questo nomignolo? Sì, risale tutto al primo meeting che abbiamo fatto in Maremma. Capo, lo dice la parola stessa, per il capo sbrufì, in embresciano vuol dire annaffiatoio. Annaffiatoio, sì, ed è legato al mio fucile. Io ho un vecchio Benelli, canna cilindrica, lungo 60 centimetri. Annaffiatoio per davvero. Annaffiatoio. E tutto è venuto fuori perché eravamo in Maremma, ad Allodole, e passato un branchetto io tirai una fucilata e sono cascate 2 Allodole, ma a volte capita, ma queste sono cascate a 15 metri l'una dall'altra. E chi era a caccia con me, con l'amico Corrado, si è girato e ha tirato, ma chi ha sparato con lo sbrufì? E da lì è venuto fuori capo sbrufì, e così è. Ormai me lo porto dietro per sempre, insomma. Rosata ampia. Abbastanza, sì. Francesco Sfioravanti, per gli amici della lista GAN, uno degli storici membri del cacciatore.com. Francesco, quanti minuti sei fatto? Praticamente tutti, questo credo sia il 12esimo, è importante essere qui con tutti gli amici, questo non è un ritrovo, non è un meeting, ma è una sorta di alleanza basata sulla fratellanza della caccia. Daniele, ma quante se ne sentono sulla caccia, con sondaggi contro sondaggi, disinformazione, quanta ce n'è? Ah, tantissime. Soprattutto c'è tanta ignoranza in materia di caccia, e non solo, purtroppo non solo da parte dei semplici cacciatori, ma anche di chi dovrebbe essere a capo dei cacciatori, purtroppo. Sì, purtroppo non sempre è strumentale la disinformazione, a volte è quasi epidermica, no? Però il nostro compito qual è in fondo? Quello di comunicare cosa? Quello che facciamo noi è cercare di dare più informazioni possibili e soprattutto di dare senza censure e dare un'informazione globale, sia scritta come facciamo noi sul sito Il Cacciatore con i vari articoli, che come avviene sulla Dea della Caccia con dei telegiornali mirati, e che sono secondo me una forma di presentarsi molto valida, insomma. Diciamo che qualcosa in comune c'è, voi siete il primo sito italiano e noi siamo il primo telegiornale venatorio. Eh sì, sì. Vediamo di fare un po' di sinergia e un po' di giustizia forse sull'immagine della nostra passione. Speriamo.